Esatto, cioè sono partito da questa affermazione che il presidente Renzi ha fatto dopo l'incontro di Bruxelles dicendo che i problemi sono i problemi dell'Italia, che è giusto, esistono problemi dell'Italia, ma negare che vi siano anche problemi europei che gravano in particolare sul Mezzogiorno, perché naturalmente i vincoli quando non sono ben studiati o non sono studiati in funzione di ottenere lo sviluppo e invece ottengono disoccupazione, chiaramente devono essere affrontati e corretti secondo una giusta ottica. Faccio un solo esempio che è emerso prepotente, il discorso diciamo della incapacità del Mezzogiorno di avere una progettualità sufficiente per utilizzare quello che è stato definito l'effluvio di disponibilità finanziarie europee, però si ignora che siccome si devono accoppiare con il cofinanziamento interno, col cofinanziamento che proviene dallo Stato centrale o dalle regioni, il sistema non funziona anche per questo, quindi condizioni necessarie è gestirli bene, avere dei buoni progetti, ma anche rimuovere, come è stato chiesto e non ottenuto, il vincolo che deriva dal fatto che i finanziamenti europei non vengono attivati se lo Stato italiano non aggiunge una determinata percentuale. A tal proposito si è parlato anche di una cassa del Mezzogiorno europea. Questo è il mio punto di vista, ho molto insistito sul fatto che i motori dell'economia italiana sono due, le costruzioni e le esportazioni, tra i due addirittura vi è una stretta connessione perché le costruzioni utilizzano 18 prodotti, 18 settori industriali, quindi i due motori fanno volare lo stesso velivolo. Adesso si è bloccato il motore delle costruzioni, in parte per volontà, chiamiamolo, per i vincoli europei, il vincolo esterno, però anche vi è un atteggiamento preciso che ha dichiarato Draghi quando ha annunciato il nuovo intervento monetario, ha detto ad esclusione dell'edilizia per paura delle bolle speculative, ma questo significa non far funzionare il motore, significa aumentare la disoccupazione, per cui il modo per uscire dalla crisi è quello di attivare la leva delle costruzioni, perché da che il mondo è in mondo, dalle crisi economiche si esce con maggiori investimenti nel settore. Certo, bisogna puntare alle esportazioni, bisogna puntare al miglioramento della competizione delle merci italiane, però se si pensa di poter recuperare il ritardo che abbiamo accumulato operando solamente sulle esportazioni, beh, il problema diventa estremamente difficile. Occorre attivare la leva delle costruzioni. Senza di questa non si esce dalla crisi. Il governo deve rendersi conto che questa è la politica da seguire e convincere gli europei di farlo, il che non significa né ritornare verso la spesa facile, né ritornare verso forme antiche, chiamiamolo, di sviluppo delle costruzioni, anche perché nell'edilizia bisogna affrontare tutta una serie di problemi importanti come e questi li stiamo in parte affrontando, ma non direi con l'energia necessaria, l'edilizia scolastica, la ristrutturazione delle città, la costruzione di un sistema vivibile nella città, che fanno tutte parte del sistema dell'edilizio che trascina anche la produzione industriale. E dal lato delle costruzioni la inferiorità nelle infrastrutture italiane è ancora molto forte rispetto alle infrastrutture dei principali paesi avanzati, quindi bisogna affrontarli in un qualche modo, bisogna avere delle idee chiare che non il velivolo della crescita non vola se i due motori, costruzioni ed esportazioni, non sono parimenti trainanti. Grazie.